siamo in Val Babona, il cantiere dell'Ofima. È un attraversamento che collega due centrali per il trasporto del personale. Fanno la trasferta per andare a dormire e venire a lavorare. E qui è stato un rinnovo totale delle rotaie. Era consumato, era la umidità, e c'erano anche dei posti dove c'era la corrosione proprio delle rotaie. Praticamente erano tutte mal andate. Allora noi abbiamo cominciato al 10 d'ottobre, sono quasi 5 mesi di lavoro. Abbiamo cominciato a distribuire le rotaie nuove, dopodiché abbiamo cominciato a strappare il vecchio binario. Per scaricare le nuove rotaie abbiamo fatto con questo vagone, però manualmente. Dopo abbiamo pensato di fare una modifica, metterle un motore, però abbiamo cominciato e non è funzionato, il motore non c'ha potenza, allora dobbiamo farlo a mano. E il sistema di carico è questo che stiamo vedendo. Dentro in galleria avevamo sempre 15-16 gradi, il problema era umidità e la polvere che noi facevamo per la perforazione sia col ferro che col cemento. Abbiamo la ventilazione, ma comunque era sempre, avevamo anche protezione, però era sempre difficile stare dentro. È stato proprio un lavoro eccezionale, che un lavoro di questo tipo noi non avevamo mai fatto. La particolarità è che è un fissaggio con dei ancoraggi nel cemento, è una posa, un binario rigido, è un scartamento speciale, 75 centimetri. Con questa umidità che c'è dentro, io penso che 15 anni, 20 anni sarà ancora da rinnovare, se non prima.